Grazie a tutti, grazie di essere qui, grazie Nello, grazie Roberto, grazie a tutti. In questa piazza ci sono una stragrande parte dei candidati che insieme a me hanno messo la faccia in questa competizione elettorale. Ci sono i candidati di tutte le liste del centrodestra, una coalizione che si è presentata veramente coesa, unita e forte. Noi stiamo portando avanti oggi una battaglia che prima di ogni cosa è una competizione elettorale di civiltà, perché in questa città negli ultimi anni una cosa è certa: abbiamo perso la civiltà e abbiamo perso la democrazia. Non ci confrontiamo più, non ascoltiamo più nessuno, non dialoghiamo con la gente, non ascoltiamo la gente, e questo ha creato il degrado. Volevo presentare un progetto di città. Abbiamo assistito negli ultimi anni tutte le campagne elettorali che sono state fatte per l'amministrazione di Messina hanno avuto sempre una sorta di film rouge, di leitmotiv continuo, costante. Si è sempre parlato di affacciamare, di waterfront, di riqualificazione di quella risorsa bellissima che è il mare, che è la risorsa principale che ha la città di Messina. Noi abbiamo l'esigenza di fare un passo indietro. Noi intanto dobbiamo capire l'identità di questa città. Messina manca di una identità. Vogliamo capire se siamo una città che vogliamo basare la nostra economia sul turismo, e vogliamo capire di che turismo ne vogliamo fare, perché è fin troppo semplice dire che la risorsa principale su cui noi dobbiamo attrarre i nostri investimenti e il nostro turismo sia solo ed esclusivamente il mare, perché girando questa città oltre il mare c'è anche un collinare, c'è un monte, ci sono i borghi, ci sono i villaggi. Il nostro problema è che non riusciamo a mettere in rete il sistema, in nessun modo, e non riusciamo a sfruttare quelle risorse, quelle potenzialità che renderebbero questa città veramente una città attrattiva. Se di turismo vogliamo vivere, e la nostra economia deve vivere, perché il problema principale di questa città è il lavoro. Noi dobbiamo creare lavoro, noi dobbiamo creare ricchezza, noi dobbiamo creare benessere, e per creare lavoro, per creare ricchezza, per creare benessere, noi dobbiamo creare economia, e per creare economia dobbiamo creare turismo. E allora abbiamo due strade, ed è per questo che vi ho voluto qui entrambi, oltre a questa splendida piazza, perché il nostro turismo del mare parte da due concetti. Noi abbiamo un turismo crocieristico, e sul turismo crocieristico abbiamo il problema di capire il crocierista come farlo restare in città, come non farlo essere di passaggio, come lasciare l'economia, la sua economia in questa città, e quindi dobbiamo creare opere attrattive. E su questo si è fatto molto. Su questo si è fatto molto. Il presidente Musumeci ha finanziato diverse opere che vanno in questa direzione. Ricordo l'ultima, 30 milioni per il restauro della Real Cittadella. Ma se non è la Real Cittadella quell'opera attrattiva che deve fermare il turista crocierista, qual è un'altra opera che si può immaginare? Ma siamo andati oltre. Abbiamo anche ipotizzato, con un'idea del professore Gambino nella memoria di Ilko Bono, abbiamo immaginato anche di progettare un grande acquario. Presidente, io ho un'idea diversa. A me piace l'idea dell'acquario, piace tanto, piace molto. Credo che sia una delle opere più belle che si potesse immaginare per questa città. Io la vorrei fare
sott'acqua, la vorrei fare dove c'era la fiera. Io vorrei che quell'acquario fosse al posto di dove c'era il carro in fiera sotto l'acqua, perché quell'area così bella che noi ci siamo accorti, noi messinesi ci siamo accorti che era così bella solo quando abbiamo demolito il teatro in fiera, deve restare libera. Noi abbiamo riscoperto la faccia a mare. E l'unica opera attrattiva che si può immaginare in quell'area è realmente un acquario sott'acqua. Ed è un'opera bellissima. La zona falcata è una zona che non ci appartiene. Noi abbiamo un serio problema. Tutta la nostra parte della faccia a mare la possiamo programmare e progettare solo se riusciamo a concertare con un ente terzo, che è l'autorità portuale. Io ho bisogno che l'area della ex fiera, che sta nel centro della città e rappresenta l'area più preziosa per attirare turismo in questa città, sia della città, non può essere dell'autorità di sistema, non è possibile. Vale lo stesso per la zona falcata. La zona falcata è uguale. La zona falcata è dell'autorità di sistema. La zona falcata è un'area che per decenni, per delle scelte anche se volete scellerate di decenni fa, è stata utilizzata come una zona industriale. Siamo stati in grado di fare un inceneritore di rifiuti urbani. Abbiamo messo una serie di impianti industriali in quell'area. Oggi, prima di parlare di riqualificazione della zona falcata, dobbiamo parlare di bonifica della zona falcata. E su questo io vorrei l'impegno del Presidente della Regione Sicilia e del Presidente della Regione Calabria, perché nell'area di un ambito dello stretto si possa avere i finanziamenti, i soldi e i poteri per poter bonificare velocemente quell'area e restituirla alla città. Questo ci serve per attirare, ma non basta fermare il turismo delle crociere. Noi abbiamo bisogno di portare il turismo in questa città, e per portarlo abbiamo bisogno di avere quel collegamento stabile. Ora, su stabile possiamo inventarci tutto. Con l'occhio diretto al ponte, fermamente convinti che il ponte sia un'opera necessaria e indispensabile da fare, oggi dobbiamo portare il turismo attraverso un collegamento parallelo. E Roberto, su questo io ho bisogno che l'aeroporto dello Stretto diventi l'aeroporto di Messina. Non può essere solo l'aeroporto di Reggio Calabria. Dobbiamo smettere di parlare di una città di Messina, di una città di Reggio e di San Giovanni. Dobbiamo parlare di città dello Stretto. Noi vogliamo diventare il baricentro. Messina vuole uscire da un isolamento geografico, da un isolamento istituzionale, perché questo è successo nella precedente amministrazione. Chi ci ha amministrato ha fatto in modo, per interessi personali, politici, elettorali, di renderci deboli, e per indebolirci ci ha isolato. Questa è la verità. Noi oggi siamo soli, deboli e soli. E la vostra presenza qui vuole segnare il cambio. Io voglio essere un sindaco che dialoga nello tu mi conosci. Quante volte mi hai detto che sono democristiano? Non è un'accusa, ma è un fatto per dire che io dialogo. Io, le istituzioni per me sono sacre. Il rispetto delle istituzioni è sacro. Un ministro del governo nazionale per me è un sacro. Il principio della pubblica amministrazione è sacro.
Non si può pensare di creare questi scollamenti, perché in questa città, se si vuole recuperare credibilità, bisogna dialogare col governo regionale, bisogna dialogare col governo nazionale, bisogna dialogare con tutte le istituzioni, bisogna dialogare persino con l'autorità di sistema, con l'autorità portuale, perché se il mare è la nostra, il nostro volano della nostra economia, non avere un confronto serio con l'autorità di sistema significa continuare a restare in una sorta di isolamento istituzionale, e non abbiamo nessuna speranza.